Carlo Ventura dirige il laboratorio di biologia molecolare e bioingegneria delle cellule staminali presso l'Istituto di Cardiologia dell'Università di Bologna. Professor Ventura, la prima cosa che ci incuriosisce appunto è sapere come fanno le cellule a suonare. Quando noi guardiamo una qualunque cellula, troviamo alcuni organuli all'interno, troviamo un nucleo che contiene il DNA e abbiamo una sorta di impalcatura all'interno della cellula stessa che è fatta da tubuli, da filamenti. Queste strutture non stanno ferme, è come se pulsassero, vibrassero di continuo. Le vibrazioni non sono altro che oscillazioni meccaniche e se queste oscillazioni cadono in un ambito di frequenze che l'orecchio umano può sentire, parliamo di suoni. Ecco, diciamo, la cosa curiosa di cui mi accennava quando ci siamo sentiti per telefono è che non siamo solo noi a sentire questi suoni, in qualche modo anche le cellule stesse percepiscono i suoni di chi gli sta accanto, giusto? Sì, è un fenomeno che tutti noi possiamo constatare, quello della risonanza, cioè se qualcosa vibra e tocca qualcos'altro che ha una sua oscillazione intrinseca, naturale, i due sistemi cominciano a vibrare assieme e quindi è come dire che due sistemi che prima non si parlavano entrano in contatto e in qualche modo dialogano. Quindi la vibrazione non è altro che una sorta di onda meccanica e passa da una cellula all'altra in maniera molto rapida. Quindi è anche un modo attraverso il quale le cellule comunicano, diciamo, più rapido rispetto a quello dei segnali chimici che abitualmente si scambiano. Esatto. E adesso allora ascoltiamo come suona un lievito invece alla temperatura di 30 gradi. E adesso invece ascoltiamo come suona da morto. Ecco, c'è da dire che insomma un lievito morto è decisamente dissonante, molto meno armonico rispetto ai... Direi un rumore. È un rumore, infatti, è una specie... Ma è un rumore di fondo oppure c'è qualcosa che vibra anche nel lievito morto? Diciamo che rimane una vibrazione intrinseca, ancora bene da chiarire, o probabilmente una vibrazione residua di tutto quello che abbiamo identificato prima, DNA, tubuli, membrane, eccetera, e non è più la vibrazione di quando una cellula è viva. Non è più il suono della vita, in un certo senso. Una cellula viva vuol dire che ha un DNA, dei geni che funzionano, dei geni che sintetizzano dell'RNA messaggero che diventa proteina, la proteina diventa struttura, diventa funzione, diventa metabolismo, ecco, tutto questo è vita e possiamo immaginare che la scala di vibrazioni che questo produce sia assolutamente diverso da quella vibrazione residua che rimane quando tutto questo muore. Come mai a temperature diverse hanno suoni così diversi però? Questo è abbastanza tipico del lievito. Il lievito è un tipo di cellula che adatta molto bene il suo metabolismo con la funzione di determinati geni. Ora, la velocità con cui questi geni lavorano è in qualche modo correlata alla temperatura del mezzo. Ma quindi si può dire anche che magari ascoltando le cellule si può capire che tipo di attività metabolica si sta svolgendo al loro interno? Assolutamente sì, tant'è che forse il progetto più interessante che abbiamo è proprio quello di andare a indagare questi aspetti non più nelle cellule di lievito ma proprio nelle cellule staminali. E proprio l'idea è questa, cioè vedere se cellule staminali che prendono un differenziamento specifico, per esempio cuore o neuroni, emettono suoni altrettanto specifici. Quindi l'idea è quella di imporre questi suoni specifici a cellule ancora indifferenziate, come dire fare ascoltare un CD, una melodia a una cellula ancora indifferenziata, una melodia che in qualche modo è specifica perché è correlata a un determinato differenziamento e vedere se possa poi prendere una strada ben precisa. Quindi sostanzialmente stimolare il differenziamento delle cellule staminali in un verso piuttosto che in un altro utilizzando dei suoni. Ma avete già fatto degli esperimenti su questo? Cioè funziona? Sì, sono degli esperimenti assolutamente pilota, come si suol dire, ma sono esperimenti che in qualche modo ci fanno ben sperare, tant'è che assieme abbiamo creato un brevetto congiunto proprio su questo tipo di approccio, cioè di utilizzare uno stimolo fisico, in questo caso sonoro, per orientare il differenziamento di cellule staminali. C'è un brevetto dell'Università di Bologna e dell'Università della California, questo? Sì, della UCLA di California. Allora grazie professor Ventura e buonasera. Grazie, buonasera.